È stato annunciato un sit-in di protesta davanti alla Curia per domani alle 15 perché l'Arcigay si ritiene insultato dalle parole che sono state pronunciate sulla questione recentemente dal braccio destro del vescovo Don Malnati. Allora, riepiloghiamo brevemente la questione. Dunque, prima di Natale è stata presentata a Trieste una campagna contro l'omofobia promossa dal circolo Arcobaleno Arcigay e Arcilesbica, una campagna con il patrocinio che ha ottenuto il patrocinio gratuito del comune e della provincia di Trieste. Allora, sugli autobus della provincia di Trieste sono comparse delle locandine con fotografie di coppie omosessuali in situazioni domestiche di vita quotidiana. Il settimanale Vita Nuova, prima con un editoriale del direttore, poi il vescovo in una intervista al quotidiano locale Il Piccolo e poi il suo braccio destro Don Malnati in un altro intervento hanno criticato il patrocinio di comune e provincia, patrocinio, ripetiamo, gratuito. E questo ha sollevato una polemica che ha coinvolto, oltre alle amministrazioni locali, anche il circolo Arcobaleno. Noi avremmo voluto parlarne direttamente con il vescovo o anche con Don Malnati, ma loro hanno preferito che qui in trasmissione al loro posto ci fosse Marco Gabrielli, membro del Consiglio Pastorale Diocesano, che è l'organo consultivo del vescovo e collaboratore di Vita Nuova. Benvenuto. In studio abbiamo anche Davide Zotti, che invece è il presidente del Circolo Arcobaleno, e al telefono, vediamo se ci sente, il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini. Cosolini è in linea? Benissimo, Sì, buongiorno a tutti. ci siamo tutti allora. Dunque, Gabrielli, incominciamo da lei. Perché era inopportuno il patrocinio di questa campagna da parte del comune della provincia? Diciamo, innanzitutto bisogna specificare bene su cosa era questa inopportunità. L'inopportunità non era ovviamente su una campagna contro l'omofobia, ma una campagna invece a favore dei diritti, come appunto il titolo della campagna, Diritti all'amore, se non erro, no? Appunto una campagna per i diritti o per il riconoscimento, come poi viene in seconda istanza, delle famiglie omosessuali o delle famiglie che sono diverse dalla famiglia naturale, dalla famiglia costituita Nelle da un uomo locandine però o si parla solo di diritto all'amore, non si parla di diritto alla una. famiglia. Lei Però pensa che io gli omosessuali... penso e anche mi sembra che il messaggio che i promotori, chi ha realizzato l'iniziativa è anche contento che il messaggio sia arrivato. Un articolo, se non ero sul Piccolo, ha detto il messaggio è andato a segno, perché sì, era quello che la campagna indirettamente chiedeva. Qui si Quindi tratta. diciamo che l'inopportunità riguardava il patrocinio di una campagna non tanto per quello che diceva, ma per quanto lasciava intuire, Per secondo quanto lei. lasciava intuire, il Ecco, messaggio era appunto il diritto a. sindaco, perché avete ritenuto di patrocinare questa iniziativa, ma soprattutto è stato un patrocinio senza se e senza ma? Allora, abbiamo ritenuto di patrocinare la campagna per quello che è l'obiettivo di fondo che la campagna si è data, ovvero la sensibilizzazione della comunità contro le forme di omofobia e di intolleranza nei confronti delle coppie omosessuali. E ribadisco, come ho detto anche quando sono stato interpellato sull'argomento, accetto le critiche per la semplice ragione che tutte le critiche sono legittime, il sindaco riceve ogni giorno apprezzamenti, consensi e critiche su tutto ciò che fa, può riceverle anche su questo aspetto, ma alla luce delle critiche oggi ridarei il patrocinio a questa campagna assolutamente, convintamente. Non credo che la campagna avesse altri temi al centro, ma quello dei diritti, ovvero quello del diritto a vivere, in questo caso liberamente, la propria sessualità senza costrizioni
e senza repressioni e senza subire violenze né fisiche né psicologiche di alcun tipo. Ma sì, mettiamolo, certo che la campagna rivendica questo diritto e ritengo che sia un diritto assolutamente legittimo e riconosciuto. Bene, sindaco Zotti, che cosa volevano significare quelle foto? Quelle foto volevano semplicemente significare la vita delle persone, delle coppie, delle famiglie in Italia, a Trieste, nella loro quotidianità, rappresentando ciò che c'è a Trieste, che c'è in tante altre città d'Italia, con immagini molto semplici, tradizionali, quotidiane, e proprio per combattere l'omofobia, combattere la transfobia e dare un messaggio, guardate che qui in Italia queste famiglie esistono e non hanno diritti. Voi vi siete ritenuti offesi da un'affermazione in particolare di Don Malnati che ha detto l'omosessualità è un disordine. Gabrielli, lei pensa che l'omosessualità sia un disordine? Allora, comprometto che questo è il mio pensiero personale, ovviamente io parlo a nome mio. Diciamo così, riparto dal messaggio di Benedetto XVI per la giornata mondiale per la pace di quest'anno. Lui parlando di questi temi dice bisogna non vedere quella che è la legge cristiana, la legge appunto che viene dalla fede, bisogna andare a una legge naturale, ripartire dalla legge naturale. In questa ottica io penso che basta un attimo considerare, noi tutti siamo nati da un uomo e dall'unione fra un uomo e una donna. In questo ambito io penso che dire che l'omosessualità è un disordine è più intuibile, più comprensibile. Ma perché secondo il Papa, c'è qualcuno che non l'ha capito, l'omosessualità, la famiglia omosessuale rappresenterebbe una minaccia per la pace? Perché va appunto contro questo ordine, va contro questo ordine naturale, va il fatto di privilegiare un certo tipo di famiglia a discapito della famiglia invece che unisce, che riesce a procrearsi com'è nell'ordine naturale delle cose. Dotti, quante sono le famiglie omosessuali a Trieste? Quante hanno bambini? Allevano bambini? Ma siamo sulle famiglie omogenitoriali, sono circa una 20, una trentina. Famiglie è difficile stabilire perché non c'è una nave, non potendo riconoscere, essere riconosciuti, è difficile fare un censimento. Quello che io adesso, cioè, purtroppo mi dispiace che non ci sia Don Malnati perché chiedevo a Don Malnati di scusarsi con gli omosessuali, perché sono stati insultati per l'ennesima volta. Dire che siamo disordinati, che l'omosessualità sia un disordine, è gravissimo. Noi stiamo giocando sulla pelle delle persone, degli adolescenti, dei giovani. Cioè, ci rendiamo conto che le parole sono pietre e feriscono le persone? Cioè, se vogliono fare i loro discorsi teologici, le loro considerazioni, che li facciano pure, però quando entrano nella vita civile, nella società, si devono rendere conto che le persone omosessuali esistono. Io sono omosessuale, non sono contro natura, sono nell'ordine, penso, naturale, quindi stiamo attenti e noi manifesteremo sotto la curia, perché ormai siamo stufi, che siamo intanto carni da macello in campagna elettorale, in più privi di diritti riconosciuti a livello individuale, a livello di coppia, in più anche ci danno addosso pesantemente. Casi gravi stanno succedendo, poco tempo fa a Roma, suicidi, noi andiamo nelle scuole e vediamo ragazzi che vengono insultati, che devono abbandonare la scuola, cerchiamo di costruire qualcosa e qui il Vescovo, che è un'autorità, Don Malnati, il suo braccio destro, cosa ci vengono a dire? Gabrielli, esiste l'omofobia secondo lei o non è un problema? Esiste, sicuramente ci sono degli eccessi, sicuramente riconosco questi fatti che lui ha appena segnalato, sono gravi, non penso che però possano venire incentivate o da quanto ha detto il direttore Vita Nuova nel suo settimanale, da quanto ha detto il Vescovo, da quanto il fatto che gli omosessuali, come ha detto il mio interlocutore, siano carne da macello nella campagna elettorale, ecco, io penso che siano strumentalizzati. A proposito di campagna elettorale, Zotti, il circolo arcobaleno credo abbia sostenuto
in qualche modo la candidatura, se non sbaglio, di Cosolini. Noi abbiamo, no, più che sostenuto, noi abbiamo messo sul nostro sito, abbiamo fatto delle presentazioni di quelle che erano le posizioni ufficiali di coloro che... Vi sentite rappresentati dal sindaco di Trieste? Allora, in certe situazioni sì, in certe situazioni no. Quali no e quali sì, sindaco, credo che sarà oggetto di un'altra trasmissione, dobbiamo salutarla perché il nostro tempo sta scadendo. Vuole aggiungere qualcosa? Beh, credo che anche questa affermazione di Zoppi dimostri, voglio dire, che le critiche sono legittime, ma io ho sentito usare la parola disordine, francamente credo che il disordine anche in questo campo, ovvero della vita affettiva, della sessualità, sia una categoria assolutamente trasversale. Trovo che francamente ascriverla alle coppie omosessuali, ci sono tantissime coppie omosessuali che vivono, diciamo, in maniera assolutamente serena la loro vita affettiva, ci sono tanti casi di disordine anche estremamente discutibili che ci vengono dal cosiddetto campo eterosessuale. Bene, sì. Allora con queste parole chiudiamo questo spazio di approfondimento, ce ne voleva di più di tempo ovviamente, ma dobbiamo, il tempo è tiranno, dobbiamo dare la linea all'Osmer per il secondo collegamento sulle previsioni del tempo.